importantissimo per loro. Importantissimo, veramente. E devono trovare la concentrazione, il pubblico li sostiene, ma in questi momenti forse è meglio riuscire a isolarsi, ecco, essere il tuo partner e il ghiaccio. Poeta e nel viento, questo programma che hanno anche rivisto con Stéphane Lambien. Vai. No, purtroppo caduta di Stefania, ma è solo un errore. Bisogna andare avanti. Thank you.
Bene, bene. Eccoci, bene, per Stefania Berton Ondra Otrek, adesso inizia la lunghissima attesa per il punteggio. Solo un attimo, chiedo a Rosanna anche di passare la cuffia ad Andrea Bongiovanni. Quante emozioni abbiamo sofferto, c'è stata anche a un certo punto una chiamata strana, abbiamo visto del pannello tecnico, però adesso vederli così sorridenti, Andrea. Non so, sì, siamo, dobbiamo siamo aspettare, un po' lì, sì. Vero? Perché i francesi hanno fatto una grande prova. Steffi Ondra, un errore grave, un paio di imperfezioni le hanno, bisogna vedere adesso cosa succede, appunto. Stiamo controllando i punteggi che si portano dallo short, andiamo a vedere, loro devono poter battere il punteggio di 114-54 per poter andare in testa. Noi non vi vogliamo dire niente, abbiamo i brividi, vediamo il pannello tecnico che lavora, c'è un grandissimo abbraccio tra Stefania Berton e Ondra Otrek. È il momento di aspettare, giusto Andrea? Sì, va anche detto che ieri hanno fatto tutto bene e la giuria le ha, come dire, ha premiato giustamente quello che hanno fatto, per cui se il criterio resta lo stesso c'è anche caso appunto che la prestazione venga valutata bene, ecco, proprio per quello che hanno fatto, insomma, non oltre, però, come dire, c'è una buona predisposizione, ecco, questo intendo dire. Sto vedendo intanto un grandissimo abbraccio, un abbraccio meraviglioso, immenso, tra Franca e i suoi atleti. Franca è soddisfatta, penso che anche per lei, cioè, adesso aspettiamo, voi avete fatto il vostro. Intanto Rosanna, possiamo andare a rivedere proprio nella particolarità, siamo stati in silenzio durante l'esercizio, ma adesso facci capire cosa è successo. L'unico errore sul salto di Stefania, sul triplo salto, mentre tutto il resto mi è sembrato molto ben eseguito, a partire dalla prima combinazione di triplo, doppio, doppio. C'è ancora un attimo di attesa su... la chiamata, no, è stato sistemato. No, adesso è stato sistemato perché a un certo punto era stato chiamato, come se ci fossero due lanciati uguali, giusto Rosanna? Esatto, quindi non si possono eseguire due lanciati dello stesso genere. Invece assolutamente è stato poi corretto dal pannello. Guarda intanto inquadrati, ecco, Stefania Berton, Ondra Otrek. È un'emozione infinita, veramente. Intanto dobbiamo aspettare il punteggio. Stefania Berton, Ondra Otrek, italiana. La storia. Bene, questo è l'appuntamento con la storia. Bravi. Ce l'hanno fatta. Stefania Berton, Ondra Otrek sono primi in questo momento. Ci sono solo due coppie che devono scendere sul ghiaccio. Dunque, Stefania Berton, Ondra Otrek sono sul podio, davvero un risultato straordinario. Zagabria, la città azzurra, accoglie un risultato storico per le coppie d'artistico in Italia. Mai nessuno c'era riuscito. Stefania Berton, Ondra Otrek sono sul podio. Questa è l'immagine più